Ehi, Lara, trovato niente? Pazienza, Zip. Te l'avevo detto che le isole segrete non sono tipiche del Mediterraneo. Sei sicura che questo Eddington conosca il fatto suo? Se dice che mio padre era convinto che la via di Avalon fosse qui, non vedo perché non credergli. Vero. È solo che, come dire, ne abbiamo... Tu l'hai fatto, Alistair. Non ricominciare. D'accordo. Forse Avalon esiste, ma solo perché una pazza ti dice che tua madre non è morta. Cioè, attenzione, non voglio sembrare cinico, ma questa idea di tua madre viva e vegeta in un mondo sotterraneo celtico è un po' assurda, non credi? Non mi illudo che mia madre se la stia spassando in qualche mitico paradiso, Alistair. Voglio solo la verità, qualsiasi essa sia. Ci sentiamo dopo.
Incredibile. Le incisioni assomigliano a quelle del primo periodo germanico. Ma questo risale a ben prima del V secolo. Eppure è strano, ma sembra più sofisticato. Rune proto-norrene. Vediamo. Terra delle nebbie. Ossia Niflheim, il regno dei morti. Non proprio Avalon, ma l'equivalente norreno.